Eder, Mech, Pallister. I nostri compleanni erano cose semplici, era molta tenerezza, molto amore. E generalmente si festeggiava magari al fine settimana, magari con gli amici, con la mamma di Lilli, così. E per quanto riguarda i regali, ci si faceva questi regali, magari, non so, io mi ricordo che una volta avevo trovato un obiettivo per la macchina fotografica, Liliana fa, sì, guarda, questo qua è per il tuo compleanno. E così ci si faceva i regali tra di noi. Stanotte ho pensato tanto a lei, ho dormito poco, avevo il suo pigiama lì vicino a me, mi manca molto, guarda, sto soffrendo. E guardate, chissà cosa significa il dolore uccide, guarda, il dolore ti divora, ti distrugge, devi avere la forza di continuare a vivere. E io continuo a vivere perché ho vissuto 32 anni con una donna meravigliosa, i suoi ricordi, la vita passata con lei è stata una vita meravigliosa. Se Liliana tornasse improvvisamente indietro, tu cosa faresti? Te l'abbraccerei e non la mollerei più. Questo è. L'abbraccerei veramente con tutto il cuore, guarda, veramente. Non posso dire esattamente quello che penso perché non sarei o addirittura offensivo. E Sebastiano parla di tanti anni fa, non sicuramente di quest'anno, dell'altro anno, di 2 anni fa, di 5 anni fa. Il loro idillio che lui sbandiera tanto, l'ho già detto e lo ripeto e lo dirò in eterno, era finito da molti anni, molti anni. Lei rimaneva là perché era legata col vincolo del matrimonio, ma se no queste cose che dice lui sono, assieme a tantissime altre, delle... Io le chiamo così, per darle un nome un poco più pulito, inesattezze. Io sono 2 anni che ripeto la stessa cosa. E ridiciamolo, il matrimonio di Liliana era finito da diversi anni, almeno 3, 5, forse 7. Ecco, lei rimaneva là perché era la proprietaria dell'appartamento, prima di tutto. Era lei che aveva in carico l'appartamento, per capirci, per ragioni economiche, eccetera. E motivo per cui non aveva spunto, ecco, lo ha avuto purtroppo, quando io, rimasto vedovo, lei si è trovata la porta aperta e finalmente ha espresso quella che era la sua vera intenzione. Lei con la testa era già via dal matrimonio, da anni, ecco, e materialmente nell'ultimo anno. E Sebastiano mente sapendo di mentire, non dicendo che lei gli aveva già raccontato tutto, secondo me. A me mi aveva detto velatamente che gli aveva detto... lei era convinta che entro il 16 dicembre si liberava del peso che aveva di raccontargli tutto e venirsene via. Questa è la realtà. Io l'ho già detta, la ripeto, la ripeterò in eterno, in punto di morte. Non ho problemi, per capirci. Questa è la realtà pura e semplice. Sebastiano dice cose che sa non essere esatte. Come vivi l'attesa delle risultanze, dei nuovi accertamenti che sta facendo la Cattaneo? No, lascia perdere, questo non voglio parlare, non voglio entrare. Guarda, io continuo a vivere come l'ho sempre fatto, non ho cambiato la mia vita. Certamente quando sono in casa, apro l'armadio, c'ho i suoi vestiti, le sue cose, veramente mi si spezza il cuore, però... Io verso Lilli devo continuare a vivere per difenderla, per togliere tutto questo fango che viene gettato su di lei. E il mio obiettivo è questo, continuare a vivere per stare vicino a Liliana e aiutarla a togliersi questo fango dell'osso. Non c'è pietà, guarda, non c'è... Io guarda, ho lavorato tanti anni nei giornali così, ma
tanta cattiveria, tanta veramente, non so come dire, verso una donna, verso la sua famiglia, verso il marito. Non ho mai visto una cosa del genere. Eccolo, invece io non voglio fare ping pong con lui, non mi interessa proprio. Lui mente sapendo di mentire e basta tornare indietro. Ci sono 1000 telefonate e messaggi nell'ultimo anno e ben 14 chiamate da parte sua a me nel mese di dicembre. Ci siamo sentiti solamente 7 giorni, perché gli altri 7 loro erano via da Trieste, per dire. E per telefono lei ha cercato me 14 volte e io lei 3 in 7 giorni. E il primo di dicembre, il 7 di dicembre, lei è rimasta ferma in casa mia, lo dice il suo telefono che è agganciato al mio a casa mia, 6 ore continue a stirare. Cioè, vuol dire qualcosa questo o no? Cioè, Sebastiano mente sapendo di mentire, punto e basta. Tutto là, lei non vedeva l'ora che arrivasse il 20 dicembre e raccontare al mondo la nostra relazione. E io l'ho fatto per lei, soprattutto per lei. So adesso, in questo momento, che mi ringrazia, perché ho fatto quello che lei avrebbe voluto fare e gli è stato impedito di fare. Liliana non si è suicidata, come la Procura di Trieste ha voluto far credere, ha speso un anno e mezzo di lavoro per cercare di convincerci, l'ho già detto e lo ripeto, e invece per fortuna anche i vostri interventi, io vi benedico a tutti, perché se non era per i mass media, in questo momento la storia di Liliana era strafinita, con una pietra sopra, tombale. Guarda, io posso dirti una cosa, solo io conosco la storia di Liliana, perché lei sempre mi ha raccontato tutta la sua vita, tantissime volte, da quando era bambina fino agli ultimi giorni della sua vita a Siena. Perciò sono l'unico ad avere dentro questa testimonianza di questa donna meravigliosa. E non lo dirò a nessuno, non lo dirò a nessuno, perché i familiari non, più di tanto non lo sapevano, gli amici non stiamo neanche a parlare, figuriamoci, perché noi si parlava quello che si parla tra amici, senza star lì a raccontare ognuno le sue cose, belle e brutte che siano, perché abbiamo passato momenti molto difficili, molto duri, e momenti anche molto belli. Questo è dentro di me, sempre. Quindi neanche gli amici conoscevano la storia di Liliana? Guarda, di questo non ne voglio parlare, guarda, lasciamo ognuno che vada per la sua strada, io continuerò sulla mia. E... Quindi le esclusive a cui accenni le terrai per te? Bellosamente non lo dirò mai a nessuno. Visintin è una persona offesa come la mia assistita, quindi deve cercare insieme a noi di trovare la verità. Quindi anche gli stessi accertamenti, noi li stiamo attendendo con tanta ansia. Questa mattina ho parlato con il nostro consulente, con il professore, sì, Bacci, e nei prossimi giorni si dovranno incontrare per rivalutare e visionare quei vetrini, i preparati istologici che sono stati insomma formati a seguito della riesumazione della nuova autopsia, e quindi ci attendiamo delle risposte. Si arriverà a una verità? Noi ci auguriamo di sì, nel senso, soprattutto per le cause della morte, la data, i tempi, insomma, la conservazione del cadavere di Liliana, ma basta guardare comunque le fotografie del povero corpo di Liliana per capire che comunque non si è trattata di una morte dovuta ad un suicidio, una morte insomma, per aveva molto. Delle ferite importantissime, però ripeto, i nostri consulenti, parlo del professor Fineschi, insomma è un consulente importantissimo, ci dice cose ben precise. La frattura al naso? Noi riteniamo che sia il risultato di un colpo contundente, quindi ha anche delle lesioni sulle mani, quindi sono delle lesioni da afferramento e da difesa, e poi comunque anche le modalità con le quali insomma si è affermata il decesso di Liliana non ci sta, perché non c'è un'impronta di Liliana sulle buste, non c'è segno, sembra addormentata, chi l'ha trovata insomma dice la descrive in posizione fetale, non ci sono, perché ci sono stati casi simili come quelli di Lilli, però solitamente vengono assunte insomma delle droghe, potrebbe essere un pugno al volto, alla tempia, abbiamo un
segno importante alla tempia, una lesione importante sulla tempia. La lingua ha anche uno stordimento. Questa è la nostra ricostruzione, in modo violento. Guardate che io ho detto le stesse cose 2 anni e quasi mezzo fa. Io a gennaio, febbraio del 22 dicevo queste cose. Lei è stata percossa, non poteva suicidarsi. Io sfido chiunque a dimostrarmi come in quel posto dove lei è stata trovata, una persona qualunque, non Liliana, chi che sia, possa andare indenne in quel posto a suicidarsi. E chiedo come. Per suicidarsi bisogna non respirare più. Lei non ha respirato più perché qualcuno glielo ha impedito, non perché lei lo ha scelto di fare. Questo è sicuro. Ma per quale motivo doveva andare a casa? Ma lei è morta soffocata, ma non con quella stupidaggine di borse bianche e cordino. Ci sono i segni sulle labbra, con qualcosa pigiato sulla bocca. Aspetta, che io considero sulle labbra un cuscino. C'erano dei segni sulle labbra, un sulla cuscino. Lingua. Cioè? C'erano dei segni delle micro lesioni sulle labbra. Cosa vuol dire? Sulla lingua. L'otto potrebbe essere anche che qualcuno ha potuto mettere la mano sopra le labbra, la bocca di Liliana. Insomma, chi però non riteniamo, non crediamo in modo assoluto all'ipotesi del suicidio. Lo escludiamo, ma non perché siamo innamorati di una tesi e ne escludiamo un'altra. La escludiamo perché oggettivamente chi va a valutare in modo sereno e tranquillo quello che è poi il risultato, nonostante le lacune nell'attività che è stata effettuata con ritardi importanti, riteniamo a nostro avviso che si tratta di una morte violenta. Noi attendiamo la verità è una, non tante, la verità e ne vedremo. Il 19 di dicembre è stato il nostro primo incontro, chiamiamolo amoroso pure se vogliamo, dell'81, per cui sono passati alcuni anni e se vogliamo io l'ho scoperto tardissimo perché l'ho scoperto il 25 ottobre del 21, cioè praticamente poco più di 2 mesi e 3 mesi prima che lei scomparisse. Per lei è stato indelebile quell'incontro, il primo, e non se l'è mai dimenticato e me l'ha ricordato lei dopo 40 anni. Cioè una che ti viene a dire, ma tu ti ricordi del nostro primo incontro? 40 anni dopo e io ho fatto bella figura perché mi sono ricordato per fortuna almeno il luogo. Lei l'ha data, il luogo me lo sono ricordato, ecco. Era una mansarda. Ma lei si è ricordata perfino per segno, era un sabato, lo diceva, era un sabato, pomeriggio tardo, insomma si è ricordata, cioè mi ha ricordato, lei non se lo sarà probabilmente mai dimenticato purtroppo, come data e come posto e come luogo e come... Sono 2 anni, io sono più di 2 anni che dico la stessa cosa, finalmente emerge, io me lo sono immaginato perché da subito lei non poteva suicidarsi, primo. Per cui hanno inventato un suicidio che è proprio veramente una brutta figura per la nostra procura, purtroppo. Per cui io ho immaginato da subito che lei aveva fatto una brutta fine, in parole povere, ecco, perché con suo fratello ci siamo messi alla ricerca e anche con Covalero addirittura si pensava che fosse abbandonata da qualche parte. In teoria così era. Solo che l'hanno messa fuori dovendo farlo 3 settimane dopo, ma lei è stata occultata da qualche parte ed emergerà, io ho fiducia in queste indagini ulteriori che vengono svolte, ho fiducia che emerga la verità, noi vogliamo la verità, la, non una. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.